Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi un altro video tag, adesso è un periodo di tag. Sono felice di farli in realtà perché è un bel modo per conoscersi un po' di più, è divertente fare video tag, però ne stanno uscendo veramente tanti e ne farò uscire anche io uno, quindi. Vabbè, insomma, è il periodo della condivisione. Sono stata taggata da Cristiana, che ringrazio molto, ma l'ideatore del tag e i collaboratori ve li lascio ovviamente tutti quanti qua sotto, così potete andare a vedere i loro video, perché sono più di uno questa volta. È un video che si chiama Tutti i colori di YouTube 2, perché nell'uno, tempo indietro, era successo un po' un patatrac. Se guardate il video di Cristiana e degli altri, sicuramente capirete meglio. Comunque, grazie di avermi taggata. Allora, le domande. In che anno hai creato il tuo canale? Perché, allora, il mio canale è giovanissimo perché è nato l'anno scorso in estate e in realtà avevo già provato tempo indietro a parlare su YouTube di trucchi, però, che sarebbe in realtà la mia professione perché sono una truccatrice, quindi avevo iniziato con quello, è una mia grande passione, ma ci sono veramente troppi, troppi, troppi canali che parlano di questo. E quindi ho deciso di dedicarmi poi l'anno scorso a quest'altra mia grande passione, che invece ha un numero più ristretto di canali, quindi mi sembrava più utile, più divertente anche parlare di questo. E poi non mi piace tanto in realtà quello che è diventato la community beauty. In generale, ma soprattutto in Italia, quindi non ne volevo neanche più di tanto far parte, ne sono sincera. Quindi la motivazione è stata il voler condividere, perché sono una persona a cui piace molto condividere, ma scegliendo un altro argomento che non fosse il make-up. Quanto è importante nella tua vita il tuo canale YouTube? Io ho una vita, non so se dire per fortuna o per sfortuna, piena di cose varie. Quindi il canale è solo una di queste. Non che non gli dia importanza, perché gliene do, è una cosa che mi piace molto fare, mi dà soddisfazione, sono felice di poter aiutare qualcuno a scoprire qualche profumo, insomma è una cosa che mi dà molta gioia. Non è una delle mie priorità, però diciamo che gli do importanza, non è neanche una cosa che faccio proprio così, tanto perché non so cos'altro fare. Un po' una via di mezzo, diciamo così. Le tue passioni e i contenuti di cui ti piace parlare nel tuo canale. Allora, come avete visto, nel mio canale parlo quasi esclusivamente di profumi, anche se ogni tanto magari posso parlare di make-up perché comunque è una mia grande passione. E quindi quello magari ci rientra. In realtà io ho tantissime passioni. Di sicuro le passioni non mi mancano. I soldi e il tempo sì, però le passioni non mi mancano. Quindi mi piacerebbe e lo farò con la nostra cara Matilda, a cui mando un bacio, che anche lei, Matilda Mori, ha un canale di profumi, ma condividiamo altre passioni. Parleremo un po' di più di tutto quello che concerne la spiritualità, l'esoterismo, e tutto quel grande mondo che comprende ciò che non è materiale, tangibile, mettiamola così. Quindi di quello mi piacerebbe parlarne e ne parlerò un po' di più. In realtà io sono una grande nerd, quindi mi piacerebbe parlare di film, serie TV, fumetti, anime. Mi piacerebbe parlare di questo, ma anche di questo ci sono una miriade di canali, quindi non mi sembra poi così utile e poi non voglio divagare eccessivamente, creare un canale in cui si parla di 10.000 cose perché non ha tanto senso. Quindi mi limiterò a profumi, beauty, a volte, e appunto questa parte un po' più spirituale, un po' più magica, che arriverà, insomma, nei prossimi periodi un po' di più sul canale. Pro e contro di uno youtuber. Dunque, io non mi definisco youtuber perché non campo con YouTube, purtroppo. E ho fatto anche delle scelte che da un certo punto di vista, secondo me, implicano il fatto di non campare con YouTube, no? Scelte mediatiche, intendo. Il pro è sicuramente il poter comunicare per me, il poter esprimersi e poter condividere e imparare e conoscere con gli altri creator, ma anche con i follower. Quindi è
È proprio una cosa che arricchisce e che anche ci fa capire meglio chi siamo, cosa vogliamo, dove stiamo andando, perché metterti di fronte a una telecamera ti mette alla prova con te stesso, ti fa capire meglio tante cose. Quindi anche da quel punto di vista per me è un gran pro. Il contro è che bisogna ritagliarsi il tempo, lo spazio e la voglia, perché a volte non c'è l'energia, per fare contenuti. Quindi quello può essere un contro. Se penso a youtuber veramente grandi, che sono praticamente delle celebrità, cioè sicuramente c'è anche il contro proprio della stessa notorietà, cioè il fatto di essere costantemente, come dire, in qualche modo braccati, non tanto incontrare la gente per strada che ti ferma, ti chiede una foto, non tanto quello, ma il fatto di sentirsi quasi in dovere di condividere ogni aspetto della propria vita, cosa che tanto poi comunque nessuno fa, però devi far finta di farlo in qualche modo. C'è un po' questa curiosità morbosa nei confronti dei propri creator preferiti, no? Da parte del pubblico. Mi rendo conto che a volte anche a me può prendere quella curiosità, ma più che altro non tanto di sapere i loro affari personali, ma di conoscere più realmente le persone che stimo a livello di contenuti, per esempio su YouTube, ma anche su altri attraverso altri mezzi. Quindi quello sicuramente è un contro, ma è un contro che non mi riguarda, perché mi conosce ben poca gente, quindi non è un mio problema. Racconta una tua disavventura youtubiana. Io non ne ho avute per ora. Ripeto, il mio canale è giovane, quindi no, non ne ho avute. Spero di non averne. Quindi non posso, insomma, non posso raccontarvi nulla in questo senso. Hai mai pensato di farla finta con YouTube? Per quali motivi? L'ho fatto già quando anni indietro avevo iniziato a fare un canale di beauty. E l'ho stoppato proprio perché cominciava, adesso è un degenero, ma lì già cominciava a non piacermi più la community beauty di YouTube Italia. Quindi è tutto, non proprio tutto, ma quasi, soprattutto dei grandi canali, un gigantesco spot pubblicitario. Ed è una cosa che non mi piace, non sono più i tempi di Clio. I tempi di Clio all'inizio, quelle poche persone che avevano iniziato a fare video e condividere le loro passioni erano molto genuine, molto vere. Non c'erano 10.000 softbox, ring light, sponsor, non c'era tutta questa roba. Mi rendo conto che è un po' inevitabile, perché quando fare lo youtuber diventa un lavoro, lavoro significa che qualcuno ti paga. Quindi necessariamente entrano in gioco una serie di fattori che non mi piacciono, ma nel settore beauty mi piacciono proprio poco. È tutto molto finto, tutto molto yeah, tutto molto no, non è per me, non mi piace. Quindi io già avevo mollato YouTube per questo motivo. Nella community di amanti dei profumi in cui mi trovo ora, mi trovo molto bene, quindi non c'è niente che ora come ora mi farebbe smettere. Potrebbe arrivare il momento in cui, boh, per lavoro non riesco a ritagliarmi il tempo per registrare. Non credo, però potrebbe succedere. Quindi quello forse potrebbe essere una motivazione, ma non tanto motivazione, diciamo, emotiva, ma una motivazione proprio pratica. Penso che potrebbe essere l'unica in questo momento, a meno che non arrivino le famose disavventure che finora non ci sono state. Cosa ti piacerebbe introdurre nel tuo canale? Quali video vorresti girare? Ve ne ho già parlato nella domanda precedente. E appunto, io ho tantissime passioni, potrei fare un canale per ognuna di queste, volendo, ma non si può e non è produttivo, quindi bisogna concentrarsi su qualcosa. Introdurrò una parte più, dire magica, detto così pare brutto. Io direi più spirituale. Spirituale, esoterica, più culturale anche. A me piace molto la mitologia, spero di poter parlare anche di quello. Tutta questa sfera, più così legata alla spiritualità, all'immateriale e tutto quello che ci ruota intorno. Vorrei rendere la cosa più varia possibile per quanto mi riguarda e anche condividere con voi quella che è la mia visione di tutto ciò.
A questo proposito, appunto, probabilmente nei prossimi giorni, adesso non so bene quando, caricherò proprio una sorta di video tag che in realtà è più una presentazione, di una serie di video che faremo io e Matilda Morri. Non so bene come si svilupperà questa cosa, ma io sono un acquario, lei mi conosce, quindi io non programmo troppo le cose, vengono un po' da sole. Quindi per ora iniziamo con questo video di presentazione, poi vediamo che cosa salterà fuori. Quindi ecco, sul canale vedrete questo prossimamente. Tutte le altre cose le lascio da parte, che sono fumetti, film, serie TV, tutto quello che riguarda il Giappone. Sono sempre stata appassionata in tutte quante le sfere, culturale e non. Mi piacciono molto gli animali, ho sempre avuto tantissimi animali, quindi potrei parlare anche di quello. Io leggo tantissimo, scrivo, quindi ho fatto lettere all'università, quindi potrei parlare di quello, però raga, non la finiamo più. Quindi questo è tutto. Taggo tutti quelli che vogliono fare questo video, in particolare taggo Deborah della Commode Amélie, perché sono curiosa delle sue risposte a questo tag. Taggo Miss Tenerelli se vedrà questo video, perché anche per quanto riguarda il suo canale sono curiosa di sentire le risposte. E ovviamente tutti gli altri che guarderanno eventualmente questo video. Mi viene in mente anche Mandorla Cioccolata, ma non so se mi segue più di tanto, però se vuole farlo, insomma, mi farebbe piacere vederlo. Un bacione a tutti e alla prossima!